proprio in questa manifestazione a sostegno della zootecnia in 360 gradi, dove praticamente andremo a cercare di lottare contro quella che nuova normativa europea ci chiede di andare a vietare l'utilizzo del latte in polvere all'interno dei caseifici e quindi poter utilizzare per fare formaggi anche il latte in polvere, quindi perdere tanti prodotti del nostro territorio che tutto il mondo ci invidia con prodotti fatti in possono essere poi fatti in qualsiasi altra parte del mondo e con un latte che non, di italiano non ha assolutamente nulla. Un latte che viene pagato sempre meno, 32-36 centesimi nelle stalle, quindi mette in sofferenza i produttori, e una zootecnia che viene anche dato contro dall'Europa proprio per la mancanza di quella che noi da anni come Coldiretti continuiamo a batterci, ovvero l'esistenza di un'etichettatura certa su tutti i prodotti. Infatti non abbiamo etichettature sulla carne suina, sui salumi, non l'abbiamo sui formaggi, tanti prodotti come appunto anche oltre che i suini, anche gli ovini, dove le persone non hanno possono avere una tracciabilità certa del prodotto. Di conseguenza in Italia entra di tutto e ricorriamo sempre, poi dopo, quando abbiamo il problema, e questo è avvenuto ad esempio con la mucca pazza, allora in quel caso siamo intervenuti, però interveniamo sempre dopo a cercare di tutelare il consumatore finale, invece di pensarci prima, cercando di dare una tracciabilità certa e comunque dare una garanzia anche al consumatore finale che deve sapere ciò che compra, essere libero di comprare un prodotto italiano o no, ma lo deve poter leggere su un'etichetta che sia chiara, dove specifichi dove è stato prodotto quel prodotto e di conseguenza essere alla portata di tutti la conoscenza.